cliché e dai nervi un po' fragili di Bruno Zuccolini, però Verona è andato sempre in partita. Ecco, rispetto a quella partita lì, cosa è cambiato? Cioè, io ho l'impressione che comunque la forbice si sia un po' ristretta. Beh, adesso sento parlare di numeri classici. No, mi viene da dire perché questa forbice è un termine usato molto in questi termini post-elettorale. Post-elettorale, quindi la forbice. Se no la forchetta, questa anche l'ora di pranzo. Beh, io non lo so la condizione, io vedo quello che succede in casa mia e io vedo una squadra, almeno per quello che mi riguarda, consapevole, una giusta maturità e con tanti alcuni giocatori nuovi rispetto alla partita d'andata, tanti non ci sono, chi è infortunato, ma veramente tanti non ci sono. E quella partita mi è piaciuto moltissimo l'approccio, abbiamo avuto un grandissimo approccio in quarto d'ora e poi sappiamo come è finita, ma come è uscita la gara, chiaro condizionata da una giornata e poi dall'espulsione. Io credo che possiamo affrontare la partita con un parlo di personalità diversa, ecco, una consapevolezza diversa, sapendo che di fronte comunque abbiamo una squadra esperta che sa quello che sa fare, una bella identità tecnica, tattica, questa è l'idea e quello rimane, è una squadra molto molto serena in quello che fa, quindi una squadra, ha una maturità diversa rispetto alla nostra. Ciao mister, ciao. Ci eravamo lasciati con, se c'è bisogno ne cambio anche 11 dopo il Torino in vista della prossima gara, cioè per dire che sceglierai quelli che ritieni più determinati, no? E non si è giocato, adesso insomma in queste due settimane come li hai visti lavorare e ci sarà bisogno di cambiare 11? Non credo, insomma. Beh, non lo so, perché i miei devo tenerli, ne abbiamo ancora domani con la rifinitura, quindi sono valutazioni che voglio fare, ma al di là poi di questa sosta che comunque ha creato un po' di rallentamenti per quello che è successo, però una squadra che si è ripresa molto bene. Io già a Benevento avevo avuto buone sensazioni, che la squadra, che i ragazzi stessero tutti sul pezzo, e se c'è da cambiarne qualcuno sicuramente li cambierò. 11 faccio vedere. Ecco, possiamo immaginare, però rispetto all'andata, un calcolo che abbiamo fatto, saranno 7 o 8 i nuovi in campo dal primo minuto, quindi, insomma, è un altro Verona anche da quel punto di vista. E possiamo ipotizzare Matos al posto di Romulo, è un'ipotesi, e dall'altra parte Verde o Arons, perché Arons effettivamente ha acquisito, no, del lavoro, sono passate delle settimane e lo vedi in crescita, si giocano al posto, diciamo? Ma io credo che Rolando Arons non lo so se è in corsa o dall'inizio, ma in questi giorni sta avendo comunque più continuità, più conoscenza del gruppo, più conoscenza di quello che è il nostro modo di stare insieme e quindi è sempre pronto, sta sempre meglio, mentre Reader è già, voglio dire, più confermato, più dentro, perché per tanti motivi, io quindi sul Reader sono molto più propenso, quindi è evidente che sarà lui a scendere in campo, sul Rolando è da valutare. Grazie. Ciao mister, secondo me il derby di domani si giocherà nella zona nevralgica del campo, ovvero appunto del centrocampo. Un giocatore su tutti che adesso è sulla bocca di tutti, scusa gioco di parole, Simone Calvano, che immagino tu domani andrai a confermare dal primo minuto e dopo andiamo a valutare chi sostituirà l'infortunato Valotti. Sì, Simone per me non è tanto una sorpresa, ma sono contento della sua crescita, e è vero, una partita che si giocherà molto in metà campo e rispetto all'andata in cui abbiamo sofferto molto anche la loro fisicità, nonostante quello in meno, perché è una squadra molto fisica, e io credo poi alla fine queste partite debbano essere giocate, sì, è vero, in metà campo, ma con la voglia di giocare per il massimo del bottino. Poi il campo deciderà, ma è oggi una squadra che sappia affrontare la partita con la giusta serenità e con il giusto entusiasmo. Un giocatore, Simone, che riesce ad abbinare quantità e qualità, perché ha sia un buon piede, che riesce soprattutto anche a spaccare il gioco avversario. Mi viene in mente a Roma con la Lazio l'intervento che ha fatto in take con Luis Alberto, che aveva un po' paura anche per il ginocchio che gli era rimasto un po' incastrato. E adesso andiamo invece nello specifico del sostituto di Valotti. Bukel
pre-Benevento veniva da un problema fisico, quindi pareva che fosse Marco Ezio, quindi Fossati, in vantaggio su Buche. Secondo me invece domani tu potresti riproporre come linea mediana in mezzo al campo appunto Buche insieme a Simone, ti chiedo appunto conferma in merito. Ma guardate, lì in quella situazione ci sono, voglio dire, tantissime scelte, per cui io o Marcello o Marco possono assolutamente giocarsi le carte perché sono in migliori condizioni, o tutte e due insieme, vedremo quali saranno le mie sensazioni finali, però tutte e due stanno bene. Marcello ha recuperato dopo la partita insomma di Torino, era indietro rispetto ad altri, ma adesso ha lavorato bene la settimana tutta intera, per cui o Marco o Marcello, vedremo, ancora non ho le idee chiare. Non ci credo, però giustamente devi preservare e riservare le tue scelte, ma è giustissimo così, mister. E secondo me invece la certezza ce l'hai dalla linea di difesa, con rientro di Alex Ferrari come terzino destro, la parte opposta a Fares, in mezzo Caracciolo Vukovic, e ti chiedo proprio di Vukovic, lo spessore, il carisma di questo ragazzo che è arrivato a gennaio, un esordio brillante in quel di Firenze, però da subito si è fatto capo appunto della difesa gialloblu e si vedono anche i risultati, insomma, una linea di difesa più equilibrata, diciamo così. Ma è dato anche rispetto a tutti gli altri la giusta esperienza, nonostante la sua condizione fosse abbastanza indietro, considerato insomma la stazza, la struttura e i 6 mesi vissuti così ai margini, sta lavorando molto bene, ma io credo che oltre a dare la sua presenza fisica all'interno dell'area, 100, quasi 2 metri, si sentono, si vedono e poi dà anche sicurezza al reparto, ma da lui ci aspettiamo sempre di più, io mi aspetto sempre di più e meglio, perché ne ha la possibilità sia nell'iniziare l'azione che nella fase difensiva, quindi al di là degli uomini vuole una squadra che cresce e continua a volere sempre di più, a volersi migliorare, perché noi possiamo passare o raggiungere l'obiettivo se ogni giornata la viviamo come con la voglia di migliorarsi, perché dobbiamo accelerare e quindi non possiamo lasciare più nulla al caso. Ultima battuta per me, Ken in settimana ha avuto qualche problemino, adesso è pienamente recuperato, e lo confermi lì davanti con Petkovic pronto ad agire alle sue spalle, con i due che poi continuano ad invertirsi anche per non dare punti di riferimento agli avversari. E poi ha avuto qualche situazione, ho lavorato praticamente tutta la settimana con la squadra, ma non c'è stata continuità in questo, piccole cose che però praticamente gli hanno interrotto la settimana al completo, vedremo anche domani, domani c'è ancora una rifinitura e quindi voglio valutare. Chiaro che i tre davanti, come già hanno dato grandi risultati, con Moise, Bruno e anche Rieder, possono giocare tutte e tre insieme e anche cambiare continuamente posizione, l'importante è che si mantenga poi sempre un giusto equilibrio. Grazie.